raccomando, sai bene quel doc, che c'è su YouTube, è tutti TV. Do not get it twisted. Do not gamble. Oh my god. Oh my god. You will only go into debt and ruin your fucking life. Non invoglio mai nessuno a giocare. Il meta di Twitch è come un Eevee. Se intendo proprio il Pokémon. Pensateci, dai a un Eevee una pietra tuono e si evolve in un Jolteon. Dai a quello stesso Eevee una pietra fuoco e si evolverà in un Flareon. Adesso date un microfono 3D a una tipa con delle enormi tette ed ecco a voi il meta degli ASMR. Date a quella stessa tipa una piscinetta e una banana gonfiabile e avrete le Octab. Adesso prendete la tipa, tramortitela e sostituitela con un Maranza. Dopodiché date a quel Maranza una cassa Bluetooth e insomma avete capito il punto. Avrete le live earl. Ma alla fine le Octab non erano così male. Erano un po' cringe, ok, ma... No, no, non sono assolutamente d'accordo. Già qui Cianciaguilla, cioè... erano una merda. Cioè, erano una merda. Era soft porn non adatto a Twitch, soprattutto dopo il tuo discorso. Bisogna stare attenti, le regole, prendere le misure qua e là, eccetera, eccetera. Questa roba soft porn dove c'è la gente che anche... non solo, però all'orecchi, insomma, anche meno, ecco, anche meno. A parte questo, un paio di tette non hanno mai fatto male a nessuno. Senza dubbio, però magari su un'altra piattaforma, non su Twitch, cioè ci sono dei siti appositi o magari fai una categoria dove devi mettere la verifica dell'età, magari, anche se è facilissimo gabbarla, una cosa del genere, e le butti tutte lì. Gli ASMR, una categoria super... Ecco, appunto, cioè. Memabile e comica di per sé. Persino le live earl avevano degli aspetti positivi. Molte delle mie clip preferite non sarebbero mai esistite senza questo trend. Ma per quanto riguarda le slot stream, credo che siamo arrivati veramente all'endgame. Non riesco a tirare fuori nemmeno un aspetto positivo da questo trend. Le live non sono divertenti, non sono nemmeno cringe, né in maniera positiva, né... Ma poi, excuse me, no? Cioè, con la qualità... Boh, io non riesco a capire. Cioè, è uno degli streamer numero uno al mondo, si mette ovviamente per soldi, perché l'avranno pagato, boh... Non so, ci puoi comprare probabilmente la Benetton con quello che gli hanno dato per fare la sponsorizzazione a questa roba qui. Ma perché si è messa a fare questa roba qua? Per i milioni, chiaramente, la risposta esatta. Però è una domanda quasi retorica la mia. Però, cazzo... Mi dispiace vedere SQC che fa slot stream. Cioè, proprio mi fa un po' cacare anche. In maniera negativa. Non sono meno... Beh, ma che non siano divertenti è soggettivo. Boh, non lo so. Vabbè, è soggettivo. A me soggettivamente fanno cagare al cazzo. Ma diciamola così. Mabili, non sono nulla. Cioè, il nulla più assoluto. La tristezza, la noia sotto forma di contenuto. Ma, a differenza delle tipe nelle piscinette in salotto, beh, il gioco d'azzardo è decisamente più pericoloso. Ci troviamo a Curaçao, una piccola isola nel mare dei Caraibi, rinomata per le spiagge nascoste nelle insenature e la grande e ricca barriera corallina. No, non è vero, è conosciuta principalmente per rilasciare in maniera facile e veloce licenze a basso prezzo per casinò online. L'unica condizione è che la sede e i server del tuo casinò siano situati sul suolo di Curaçao. Una licenza così tanto regolamentata e affidabile che tra i paesi in cui i casinò con questo tipo di licenza non possono operare c'è persino l'isola di Curaçao stessa. Bene. Curioso. Lo so. Curaçao è la sede di oltre 500 casinò online e alcuni di questi ormai sono diventati super popolari, soprattutto grazie alle varie collaborazioni con gli influencer. Mi riferisco ad esempio al caso Soldi Fake di Steve Will Do It, un tizio che in una live sponsorizzata proprio da Rubet se ne è uscito con una riflessione filosofica del tipo: ora che ci penso, se usassi i miei soldi per fare queste live, la situazione sarebbe molto pericolosa e stressante per me. Lo so, non è esattamente un concentrato di intelligenza, e recentemente una cosa simile è venuta fuori anche in Italia in una live del Cerbero grazie al buon Giocherone. Perché io collaboro anche con un sito che, vabbè, non vi dico il nome, ok, e non è licenza, ok, però a me mi dà un saldo per giocare, così non ci metto soldi in tasca mia e ci gioco. C'ho un link, ok, dove dico sempre che, visto che tanta gente mi chiede, faccio: guarda, questo è il link, se volete potete sempre andare qua. Ma non è che obbligo nessuno, cioè a me, sto anche pensando su sito di mandarla a cagare, perché comunque alla fine so che è una cosa che non si può fare, perché mi sto informato su questo sito. Ok? Sì, è una cosa che non si può fare, quindi io penso, e quindi penso che io a breve lo manderò anche a cagare. Però l'ho detto sempre anche nelle mie live, che comunque ho questo sito che mi dà un budget di 500 euro al giorno per giocare. Tra l'altro, nel caso di... Allora, io ho avuto un'impresa, ho sempre un'impresa, allora io non ho niente contro Joker, perché non vengano fuori, poi si scherza, ci si mema, ci si 122 kg massa maga alle stronzate, però io
non, su Twitch non ce l'ho con nessuno veramente, cioè nella mia vita privata non detesto nessuno, non ho antipatia nei confronti di nessuno, tantomeno nei confronti di Joker, che non mi ha mai fatto nulla, non mi ha mai detto un cazzo e altro, quindi me ne frega niente. Però ho avuto sempre un'impressione su Joker da pubblico che la ricerca estenuante del numero alto l'abbia portato a fare delle scelte sbagliate, cioè ha trovato delle soluzioni che spesso si sono, per fare più numeri, che spesso si sono ritorte, gli si sono ritorte contro facendogli fare ancora meno numeri. E lui questa cosa l'ha sempre intrippato e l'ha sempre fatto tiltare di brutto. Adesso ha trovato una ricetta facilissima per fare grandi numeri, perché Joker con le slot stream fa un botto di spettatori. A 4.500 spettatori, ne farà anche di più spesso, a volte, non lo so, questo lo dovete dire voi, però ogni tanto ho visto la home e c'ha il follow da Joker, c'ha dei numeri altissimi. Quindi da 300 spettatori, 500 spettatori è arrivato a quei numeri immensi e chiaramente ci è cascato con tutte le scarpe. Io penso che lui sia più interessato allo spettatore che al gioco d'azzardo, paradossalmente. Quindi il problema è che lui ora si sta intrippando in questi due mondi, ma dire ma che comunque ora forse poi li manda a fanculo, oppure dire ma io dico di non giocare, sono tutte cazzate per me. Per me, questa è la mia opinione personale, sono tutte stronzate. Se ti mescoli alle slot stream, per me, per il mio modestissimo parere, vai già a sporcarti le mani. In automatico, per me, per il mio gusto personale e per quello che penso sulla ludopatia, e poi parliamo anche della definizione ludopatia, perché qua c'è da aprire un'altra parentesi che non apro adesso. Quando tocchi la ludopatia ti sporchi le mani, perché vai a parlare a un pubblico che non riesce a frenarsi su tante cose, soprattutto su internet. Figuriamoci con una roba che può diventare una dipendenza seria. Andiamo avanti. Il Joker è ancora più grave, visto che lui si trova in Italia, dove è proprio illegale sponsorizzare il gioco. Omiatol, il Sima Comacario, io ne ho parlato mille volte delle slot. Io sono amico delle persone, ma ai miei amici non gli paro il culo quando fanno delle cazzate, faccio il contrario. Quindi non è che mi mettete il pepe sul culo dicendo ma Omiatol, che è tuo amico, per me è merda. Quando Panetti faceva le slot e c'era finito con tutte le scarpe, tutti i giorni gli dicevo di smetterla, tutti i giorni gli stavo dietro. Quindi no, questi giochetti con me non funzionano. Per me Omi è un grande per me, per certe cose anche geniale. È stato oggettivamente un innovatore di questa piattaforma, che vi piace o non vi piace, questo è il mio parere personale. Quando fa le slot, per me fa una cazzata enorme e fa una cosa che non è nelle sue corde e non è una roba che funziona con lui. Punto a capo. Cioè, si può avere ancora un pensiero diverso anche se sia amico di una persona o no. Se no è difficile. Ma a livello morale, se già il gioco d'azzardo in live è di per sé una roba decisamente discutibile, in questo modo diventa davvero una merdata di livelli cosmici. Cioè tu stai promuovendo un'attività potenzialmente dannosa e sicuramente... Poli, ieri stavo lavorando in sala al mio ristorante quando ho visto un bimbo di circa 5 anni che vedeva con la madre un video su It su una sorta di slot per bambini. Forse la situazione è più grave del previsto. No, ma sei un bacchettone se lo dici. Pericolosa al tuo pubblico senza nemmeno prenderne attivamente parte, visto che nel momento in cui i soldi sono del sito tu non stai proprio scommettendo. Questi esempi che vi ho portato ovviamente non dimostrano che tutti gli streamer sponsorizzati da un sito specifico utilizzino soldi fake, dimostrano però che questa cosa esiste, e a meno che qualcuno non sia così stupido da dirlo ad alta voce, non c'è modo di saperlo per certo. Ma anche se non fosse questo il caso, c'è un altro problema in questo Grazie tipo di Costa. Sponsorizzazioni dirette ai casinò, specialmente a casino offshore come Stake e Rubet, e cioè che pagano un botto di soldi, una quantità incomprensibile. Adin Ross ha fatto vedere per sbaglio un'offerta da uno di questi cripto casino, un'offerta per da 2 milioni di dollari al mese, che ha rifiutato perché un altro sito gli stava offrendo di più, e tutto Vabbè. Questo un contratto da milioni di dollari veniva discusso su Discord. Il sito in questione era Duel Beats, ecco, un sito su di questo Discord. Tipo ovviamente sempre Grazie con Rasponi, licenza bentornato. E sede a Curaçao, vedetelo come il fratellino minore, ma tanto minore, di Stake. Ora, se un sito come Duelbits può permettersi di pagare un influencer 2 milioni di dollari, immaginate quanti soldi può avere un sito come Stake. Per darvi un'idea, comunque, vi basti sapere che nella lista di persone sponsorizzate da questo sito ci sono nomi del calibro di XQC, Trainwreck e Drake. Sì, avete sentito bene, questi stronzi si sono comprati il fottutissimo Drake e lo hanno pagato per streamare un tot di ore sul loro sito. E questa cosa in generale è un aggravante, proprio perché permette allo streamer di giocare in maniera molto
più spericolata e per molto più tempo. BioShock. Quello che lo spettatore si trova davanti a quel punto è addirittura una visione distorta del gioco d'azzardo e neanche più una visione reale con tutto quello che ne consegue. Come ad esempio nel caso del Gabbrone, vi ricorderete sicuramente il suo mental breakdown di qualche mese fa. E da una parte quella sua crisi in live funge da deterrente. Mi dispiace dirlo, ma in quella live lui è la perfetta rappresentazione dell'esempio da non seguire. E ci sta che chi lo vede giocare... Secondo me non è servito a nulla, cioè... Ragazzi, allora, ci sono vari tipi di pubblico su Twitch, ok? Ci sono un pubblico che ha voglia di interagire, che ha voglia di interfacciarsi con lo streamer, ha voglia di... cerca qualcosa, ascolta quello che dici. E c'è un tipo di pubblico che non è necessariamente meglio o peggio, ma è un altro tipo di pubblico che ci vede come scimmie e ci tira le noccioline così, ok? Oddio. Sei incazzato? Chi ha questo allunaggio duro? Fiero! Se un fan di Dragon Ball che leggendo One Piece sta musicando male perché ha sviluppato molto bene il comando del cuore. Per questo motivo tu hai cavallo di persone manifestati di isteria, cospetto e sono muta. Per domenica fate finti critici di Dragon Ball, ma in realtà sotto siete rimasti fan noi. Aspetto che contrasta col vostro lato adulto che invece sa benissimo che One Piece è superiore. Il fegato mi si ammala, PS, lo so che non ve l'ho letto, ma la verità merita tutto. Hertz, comando, per piacere. Comunque, quella roba lì del Gabbrone non è servita a nulla, anzi la gente ci si diverte, c'ha il gusto dell'orrido, il dramma, lui che piange in diretta. Secondo me non è servito proprio a un cazzo, però... parere mio. Per ore e ore veda anche il risultato, l'altro lato della medaglia, insomma. Ma capirete bene che una roba di questo tipo basta, non può succedere se i soldi per giocare te li dà il sito o comunque se ti pagano quantità spropositate. E infatti è qui che secondo me Twitch dovrebbe mettere un punto fermo e non permettere sponsorizzazioni dai casinò. E solo con questa cosa ridurrebbero in maniera drastica le ore e i soldi che gli streamer sarebbero disposti a spendere. Ovviamente qui sto facendo una visione, diciamo, più generale, perché in Italia queste cose sono ancora limitate, cioè per adesso c'è solo Marza che sponsorizza Stake e basta. Gli altri hanno tutti il referral link, ma di questo ne parleremo dopo più nello specifico. In generale comunque non credo che le slot stream debbano essere bannate a prescindere. Limitate però sì, perché ora come ora posso anche avere 12 anni, semplicemente mi registro su Twitch come un novantenne e posso guardarmi quello che mi pare. Ma adesso forse qualcuno si starà facendo questa domanda: ma perché sono disposti a pagare così tanti soldi per essere sponsorizzati dai vari influencer? Comunque la risposta richiede un'altra domanda: chi è che si fiderebbe di un cripto casino che opera da una baracca in qualche isola perduta dei Caraibi? Trainwreck, this is their headquarters, ecco, bro, on questo... Google Map. This is where State Casino's located, you guys. Oh my god, see? Whoa. And now we're talking about... Allora, per me, forse è un parere forte, forse è un parere ruvido, però per me andrebbero bannate. Però ve lo dico con tutto il cuore, proprio la sincerità, per me dovrebbero essere bannate. No, non ho altro da dire, cioè per me le slot stream non dovrebbero stare su Twitch, basta. Sono robe che creano la dipendenza, sono robe appunto dove ci sono dietro dei grandi marchi che hanno appunto delle cazzo di sede legali chissà dove, e io do un consiglio a creator, ragazzi, non fidatevi, cioè magari sono soldi da riciclare, sono soldi sporchi, chissà da dove arrivano, ragazzi, state attenti, non si sa da dove arrivano questi soldi, non si sa cosa succede. Cioè forse sono cose tutte molto borderline, almeno io le vedo borderline, poi magari non è vero, non lo so, questa è un'opinione personale, però mi sembrano soldi, magari ho detto sono soldi sporchi, non lo so, però bisogna starci un po' attenti. E soprattutto sono robe che soprattutto ai più piccoli sono dannose, per i più piccoli perché vedono lo streamer divertito che si esalta perché vince i soldi, perché vince il numerone, e piano piano fa una puntata, prova, clicca sul referral link, guarda tutti i siti, oppure addirittura va sul link diretto. Poi in Italia non si può nemmeno pubblicizzare il gioco d'azzardo, poi vabbè il governo si sveglierà domani l'altro, però è tutto sbagliato. Il gioco può creare dipendenza negli altri, crea dipendenza nei creator, questi soldi, il contenuto fa schifo, rischiate che quel numerone si sgonfi subito appena cambiate format o cambiate roba da fare live. È tutto sbagliato. In Italia non si può pubblicizzare il gioco d'azzardo, la paraculata del link referral fa ridere. È tutto sbagliato. Ci sta, Andre e Zoz, se ti divertono le live di casinò, alzo le mani, cioè, veramente, ognuno si intrattiene con quel che vuole, però io dico la mia. Cioè, la mia è che mi fa cioè, proprio mi fa schifo, mi fanno schifo le slot stream e sono dannose proprio, sono pericolose per me.
Crypto, oh, this is the, this you got the like, you most 100% Rosic, a parte Rosic con la K non lo vedevo dal 2006, su, dal 2008 su YouTube, ma poi cosa devo rosicare? Mi porta una sega a me, grazie a Ghiaciglio, cioè a me, se ci sono o non ci sono i slot stream, cambia zero, mi sposta zero pubblico, mi spostano zero abbonati, mi frega nulla, proprio zero, proprio disinteresse. Ovviamente il fatto che la loro sede centrale sia un capannone non prova nulla. Dico solo ragazzi, che io non mi fiderei, mi sembrerebbe un po' sospetto, almeno. E poi perché dovrei usare un sito non propriamente regolamentato nel mio paese e a cui nella maggior parte dei casi posso accedere solo con una VPN. Come nel caso appunto degli Stati Uniti, in cui è proprio illegale solamente il giocarci, e nel caso dell'Italia, da cui ovviamente non si può giocare senza una VPN, visto che il sito non è AMS. Quindi tutto ciò rende giocare su questi siti ancora più rischioso e al limite del legale. E quindi perché dovrei farlo? Ma se a collaborare con questo sito fosse Drake, quello che va in giro a regalare soldi, e se ci giocasse il mio streamer preferito, potrei prenderlo più in considerazione se fossi abbastanza stupido e facilmente influenzabile. Esattamente. Insomma, se fossi un 14enne. E questo è il punto, secondo me sono disposti a pagare tutti questi soldi perché vogliono inserirsi nella cultura pop. Gli influencer sono i loro burattini pagati per portare carne fresca al... Esatto, ora, e questo è un altro discorso, il fatto che gli influencer vengono pagati perché influenzano, perché ci sono tanti ragazzini che vedono gli streamer come idoli, ok? Idoli veri, cioè, oh, oddio! Quindi lo fanno loro, lo faccio anch'io. E questo è un bel problemino. È un bel problemino, secondo me. Al banco. Sono fondamentali in questo processo. È già successo in America e succederà anche qui. Un'altra domanda legittima sarebbe perché... Dovete prendervi la responsabilità di essere influencer su questa piattaforma, non solo i soldi. Capito? Se no è un problema. I posti sono tutti sponsorizzati da casino offshore con licenze in posti strani come Curaçao. Perché ad esempio uno streamer americano come Train dovrebbe scegliere di trasferirsi in Canada per collaborare con Stake, piuttosto che rimanere in America e prendere la sponsor di un sito legit americano, insomma. Beh, a occhio e croce mi verrebbe da dire che siti come Stake semplicemente hanno molti più soldi. E più soldi equivalgono a contratti più vantaggiosi per gli influencer. E perché hanno più soldi? Beh, di base i casino con licenza da Curaçao, da quello che ho capito, pagano meno tasse e soprattutto sono più flessibili con le regolamentazioni rispetto ai casino AMS. Di cosa sto parlando? Punto numero uno, non c'è una vera... Alla fine sbustare carte non è poi così diverso da grattare un gratta e vinci. Andiamo avanti, guarda, su questa roba non voglio nemmeno commentare. A parte che io non sbusto le carte di Jacas ormai, però insomma non è che sbusto le ose alla Pokémon, però vabbè, parleremo più avanti nel caso, che non è, è proprio una bella parentesi da aprire, ma non adesso. È proprio a verifica dell'età, non ti chiedono un documento, non verificano nemmeno l'indirizzo, visto che è un sito regolamentato o è con licenza AMS ad esempio. Non che sia impossibile, ma quantomeno è più difficile. Punto numero 2, auto escludersi è praticamente impossibile, ti fanno eliminare l'account se vuoi, ma puoi tranquillamente ricreartene uno senza troppi problemi. Quindi per una buona parte questi soldi extra vengono proprio da persone che non dovrebbero giocare d'azzardo in primo luogo. Poi mi toccherà anche aprire una parentesi sulle VPN, visto che il discorso è un po' complicato. Comunque per iniziare userò il buon giocherone come esempio, che ultimamente ha anche vinto 125.000 euro, quindi più di 1.000 euro per ogni chilo di massa magra. 125.000 di massa magra. Ecco, ora io non so se il sito di cui stava parlando in quella clip fosse OneWin. Perché io collaboro anche con... un sito. Ma a prescindere so di per certo che tra le altre cose sponsorizza anche quel sito, con un link diretto, quindi non la lista classica, insomma, che usano il Gabrone, Omi e altri. Un link diretto che ti rimanda al sito con tanto di bonus. Vabbè, non serve che ve lo dica, ovviamente il sito non ha certificazione ADM, ma ha una licenza, guarda un po', a Curaçao. Ed è quindi ovvio che questo casino, così come Stake, non è giocabile dall'Italia, in teoria. Adesso, cosa succede se per giocare su OneWin usate una VPN, come suggerisce il buon gioco? Ma tramite il tuo bonus, no? Dai, okay. Dai, andiamo. Perché sentite questo, che ormai è diventato ludopatico, cioè ludopatico, per dire, gli piacciono le slot, no? Solo che lui, mio nipote, suo nipote è diventato ludopatico, cioè questo tizio che sta cercando di capire per il nipote come si può giocare al sito che sponsorizza Joker col bonus. Non lo fa giocare. Ma chi? Dice che mio nipote ha provato a mettere 50 euro, no? Metti, gli fai mettere un'estensione su Google. C'è anche la Free VPN proprio. Ale, vai là. Per sicurezza, però. Sì, per sicurezza, capito? Per evitare, perché io gioco quella.
assolutamente nulla, almeno inizialmente. Il sito ovviamente accetterà volentieri i vostri soldi, anche perché altrimenti non collaborerebbero con Joker in primo luogo, sapendo benissimo che il suo è un pubblico esclusivamente italiano e che Joker stesso vive in Italia. Quindi siti di questo tipo non hanno problemi ad accettare, a far depositare soldi ad utenti che secondo il loro stesso fottutissimo regolamento non dovrebbero giocare di base. Cioè, vengono le slot come un giochino, capito? Un passatempo, un finger game sul cellulare. Basta infatti aprire i TOS di OneWin e andare alla Grazie, voce 9.1 Angelo Furone. Per ragioni legali non accettiamo clienti dei seguenti paesi: Stati Uniti, bla bla bla, Italia. Quindi a depositare i soldi e a giocare con una VPN non avrete problemi, ma per ritirarli io sinceramente qualche dubbio lo avrei. State giocando su un casinò senza certificazione ADM, sul cui stesso regolamento c'è scritto: l'utente accetta Grazie, di non aprire un conto in queste giurisdizioni. E a un certo punto avete un culo spropositato e vincete 50.000 euro. Immagino che nel momento in cui proverete a ritirarli vi chiederanno qualche informazione in più, capiranno insomma che non vi trovate in Russia. Grazie, credo. Dico solo che se ci fosse qualche problema tecnico sareste voi in torto, visto che guarda un po' stavate violando le loro regole, nascondendo la vostra posizione reale. Adesso nei TOS di OneWin non ho trovato nulla sulle VPN, ma su Rubet, che è un sito molto più grande e molto simile comunque a OneWin, ho trovato questo. Il discorso ovviamente è lo stesso per quanto riguarda Stake, il sito sponsorizzato tra gli altri anche da Marza. Ora, nei loro termini di servizio non c'è l'Italia tra i paesi proibiti, ma tanto è indifferente perché nel nostro caso non ci potete giocare proprio per la legge italiana. Quindi anche in questo caso vi toccherà utilizzare una VPN, violando la voce 11 dei loro termini di servizio. Quello che sto cercando di dire è che è doppiamente stupido, pericoloso e al limite del legale giocare su questi siti dall'Italia. Ed è quindi doppiamente una merdata sponsorizzarli. Ovviamente il discorso che ho fatto fino adesso sulle sponsorizzazioni dirette a questo tipo di cripto casinò online è una roba di cui si è già ampiamente discusso in America, ma che in Italia è ancora limitato perché per l'appunto è illegale sponsorizzare il gioco d'azzardo qui, quindi bisognerebbe proprio uscire dall'Italia. E quindi la roba più comune in realtà sono i referral link, che per chi non lo sapesse sono una lista di siti legali con certificazione AMS in Italia e appunto una specie di comparatore. Ed è lo stesso link che hanno Omiatol, il Gabbrone, insomma Joker, qua, anche se vabbè, nel caso di Joker due secondi dopo vengono spammati anche siti non AMS, no, non, non so quanto abbia senso, però vabbè. E la qui secondo me dipende Grazie molto dalla morale personale, quindi magari qualcuno può dire per me è sbagliato il gioco d'azzardo in live a prescindere, mentre qualcun altro può dire per me è sbagliato sponsorizzarlo, e dipende molto da persona a persona. Secondo me una cosa non esclude l'altra, cioè nella mia testa ci sono vari layer, semplicemente una roba è più sbagliata dell'altra. Io personalmente, l'ho detto prima, non credo si dovrebbe bannare il gioco d'azzardo in live a prescindere, mi sembrerebbe decisamente esagerato. Si dovrebbe trovare il modo per limitarle però, quindi rendere le live accessibili solo a un pubblico di maggiorenni, 18 più, solo che non so neanche se sia praticamente fattibile. Una cosa che però sicuramente potrebbero fare è impedire le sponsorizzazioni ai casinò, e quindi con questo comprendo anche i referral link, visto che vabbè sono un cavillo legale, ma a livello pratico siamo lì insomma. Comunque, finché Twitch non farà qualcosa al riguardo, secondo me non ha neanche troppo senso prendersela con le persone singole, quindi con gli streamer che fanno questo tipo di contenuto, perché cioè a livello pratico alla fine per chi ha già un bel po' di numeri conviene ora come ora. Voglio dire, ti dà un boost assurdo di spettatori, cioè parliamo del doppio se non anche il triplo da come ho visto. Poi ti prendi i soldi dei vari casinò o comunque dei referendum o quello che cazzo è, e quindi alla fine ci guadagni, anche perché altrimenti non lo farebbe nessuno. Cioè non credo che esista una persona al mondo a cui piaccia sponsorizzare il gioco d'azzardo. Non credo che qualcuno starti la live e dica non vedo l'ora di passare le prossime 8 ore a cliccare un pulsante e a promuovere il gioco d'azzardo al mio pubblico, per la maggior parte minorenne. Chi è che penserebbe questa cosa? Uno psicopatico. Cioè se lo fanno è perché ci guadagnano, ecco, però a quel allora, punto forse non sarebbe più il caso di chiamarla ludopatia. È una roba molto strana, però effettivamente Grazie, giocando e perdendo soldi li riguadagnano. Allora, poi un'ultima cosa che mi dà aspetta un attimo, Cencia Guilla, è su questa parte su cui non sono assolutamente d'accordo con te, perché proprio non cioè per me non sta né in cielo né in terra questa cosa. Non è che se ti triplica gli spettatori e se ti danno i soldi i casinò, allora è ok. Cioè, non si può condannare gli streamer che fanno i casinò, condannare, insomma, non si può criticare gli streamer che fanno le slot. No, non è, questa cosa non ha senso, perché esiste anche l'etica, ok? In questo lavoro. Un minimo ci sarà rimasta di etica, ok? Se te stai sponsorizzando qualcosa che può creare, tra l'altro, un pubblico di minorenni, che vabbè sono in balia del tornado Twitch, del tornado influencer, e rischi di farli diventare ludopatici o addirittura di fargli sputtanare i soldi di babbo e mamma anche solo per una giocata,
sei eticamente nel torto. Cioè, stai sbagliando atteggiamento. Lo puoi fare, eh. Lo puoi fare. Però, eticamente, è una merda. È una merda. Non dice questo. Allora, non dice questo. E che Twitch non farà qualcosa al riguardo, secondo me non ha neanche troppo senso prendersela con le persone singole, quindi con gli streamer che fanno questo tipo di contenuto, perché cioè a livello pratico alla fine per chi ha già un bel po' di numeri conviene ora come ora. Voglio dire, ti dà un boost assurdo di spettatori. Cioè... Non ha detto questo, vero? Ho sbagliato? Ho proprio sentito male allora. Ok. Secondo me non ha senso prendersela con chi, con le persone singole, cioè con gli streamer. Mi sembra che sia stato proprio qui... Cioè... Boh, mi sembra che abbia detto proprio questo. Io dico il contrario, secondo me si può criticare come. Cioè, non ho capito dove, cosa ho frainteso tutto, ok. Ma non li sta giustificando. Ho detto questo? Ho detto questo? Ho detto che invece, secondo me, vanno criticati come. Si possono criticare come. Riproviamoci. Lui dice che non ha senso per ora, finché Twitch non regolamenterà, prendersela con le persone singole, ovvero gli streamer, perché c'è un boost di spettatori e c'è il guadagno dei casinò. Questo è quello che dice, ok? Io non sono d'accordo. Per me si possono criticare e come? Perché fare slot stream su Twitch è un... è, a mio parere, eticamente sbagliato. Basta, tutto lì, non è che ho detto altro. È eticamente sbagliato, rischi grosso, rischi da tutti i punti di vista, perché quando non credo che tu fino a 30 anni abbia voglia di fare le slot, no? Dovrai cambiare a un certo punto, dovrai cercare di evolverti. Ecco, quel pubblico, no? Quando smetti di fare le slot, rimane o no? Quello è già il primo sbaglio. Due, rischi, come ho detto prima, di far diventare dipendenti i ragazzini, di fargli conoscere il mondo del gioco d'azzardo, delle slot, rischi di fargli conoscere il mondo del gioco d'azzardo su internet. E non va bene, basta, cioè non va bene, non va bene nemmeno quello che sta facendo Twitch, che non se ne sta proprio occupando della questione. Ma etica a parte legale sponsorità, sì sì anche quello, cioè il referral link poi è una paraculata, te comunque stai pubblicizzando trasversalmente con un metodo furbo il gioco d'azzardo in Italia è illegale. Anche quello è un altro sbaglio. Non va bene, ragazzi, non va bene. Non va bene, cioè non va bene sotto milioni di punti di vista, secondo me. E poi voglio dire un'altra cosa che nessuno dice. Si può, so che non succederà mai, però si può, per favore, smetterla di far diventare meme la parola ludopatia e di scriverlo, di paventarlo anche nei titoli delle live? Ma che cazzata è? Ma per me è proprio la peggior cosa. Oggi live ludopatica! Oh, raga, è una malattia, eh. È una dipendenza, eh. C'è gente che si rovina le famiglie, si ammazza, Dio Cristo. Oh. Ragazzi, ludopatia time! Oh! E se io scrivessi, che cazzo ne so, ragazzi, anoressia time! Tutti mi lincerebbero e mi ammazzerebbero, no? Giustamente. Ludopatia invece è ok. Perché, ma dai, Dario, sono slot, che vuoi che sia? Per me è una cazzata. Però ormai anche questo va bene, quindi è andata così. Si farà diventare meme. Si farà diventare meme. Anche questa roba qua. Che poi non è nemmeno una battuta. Cioè non è uno scherzo. Perché io sono a favore dello scherzo su tutto. Sulle battute, su tutto. Questo non è una battuta. È per attirare pubblico. Oggi live ludopatica. Sì, le slot, entriamo. Non è una battuta. Non è una punchline. Non è un monologo comico. È proprio far diventare ludopatia il content. La pubblicità. L'elemento che attira il pubblico quando arriva la notifica di Twitch. Una merda. Per me, poi... Controcorrente, il Darione, sempre a puntualizzare, a rompere il cazzo. E allora mi accollerò la rottura di cazzo. Pace. La responsabilità di educare non è degli streamer. Sì, però la nostra responsabilità è non essere anche delle teste di cazzo. Vero? Perché questo dovrebbe essere la base di ogni uomo sulla Terra, non essere delle teste di cazzo. Invece qualcuno lo è un po' di più, qualcuno lo è un po' di meno. Non si può avere un mondo utopico. Certo, il compito di educare i minorenni è dei genitori, però il compito degli streamer è di non essere teste di cazzo. Ci siamo. Grazie al maestro. Cioè, giusto e sbagliato avranno ancora un significato come parole o no? Perché sennò è un problema. E poi... educare, è nostro dovere eticamente
cercare di essere, non dico delle brave persone, però di sensibilizzare il pubblico a cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché l'etica esiste ancora. Poi, vabbè, essere responsabili, ecco, gli streamer vi dovrebbero insegnare ad essere responsabili. Ora, chiaramente, nemmeno io sono la persona che vi può insegnare ad essere responsabili nella vita. Bevo, ho i miei vizi, non ho fatto i cotti di crude da ragazzino, però, Dio Cristo, almeno stare un po' alla larga da quello che può diventare una dipendenza, per me è ok. Va bene, comunque, questo è il mio parere. Basta. Poi, oh, raga, non è... Se Omi, Marza vogliono continuare a farlo, per me nessun problema. È un modo di fare Twitch, non nelle mie corde, diverso dal mio, però... Così. Forse non sarebbe più il caso di chiamarla ludopatia. È una roba molto strana, però effettivamente giocando e perdendo soldi li riguadagnano. Poi un'ultima cosa che mi dà molto fastidio sono quelli che dicono che non stanno sponsorizzando il gioco d'azzardo perché dicono di non giocare, o meglio ancora perché dicono che non costringono nessuno. Ed è una roba veramente ridicola, secondo me non ci credono neanche loro. Cioè, se vi pagano ci sarà un motivo, non è che vi pagano perché gli state simpatici. Comunque questo è quello che avevo da dire, spero di non essermi dimenticato nulla e va bene, basta. Comunque è un buon video. Secondo me l'ultima parte è un po' cerchiobottista, però anche perché io ho un parere molto diverso dal suo, ecco, questo sicuramente. Ripeto, no, gli streamer non devono essere degli educatori, però allo stesso tempo magari non stimolare una cosa che può diventare dipendenza, sì, anche perché un conto è raccontare di aver preso una sbornia in giro con i propri amici, un conto è giocare live ore e ore e ore alle slot, pubblicizzando trasversalmente i casinò online. Quello è un po' diverso, ecco. Se si potesse evitare, se Twitch avesse voglia di fare qualcosa, sarebbe meglio. Ma ovviamente io sono convinto che non succederà assolutamente niente. Come ogni fenomeno su Twitch, a un certo punto, grazie a uno, a un certo punto cesserà di esistere, perché la gente, finito il carnevale, se ne sbatterà allegramente il cazzo. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene, quel tasto. Su YouTube è Giuppi.